Se l'autonomia non inizia a riformarsi, questi sono i suoi ultimi giorni. Bisogna essere positivi, ma non ciechi di fronte ai propri difetti. È quanto affermato dal direttore del giornale Il Trentino, Alberto Faustini, relatore alla riunione conviviale del Rotary Club Riva del Garda, che si è tenuta ieri sera al Grand Hotel Liberty. Un intervento dedicato all'evoluzione politico-economica dell'autonomia trentina, vista dall'osservatorio di un giornale. Alla serata hanno partecipato molti soci del club, guidati dal presidente Germano Berteotti, l'avvocato Vittorio Cristanelli, il presidente d'Ingarda Marco Benedetti, l'ingegner Giulio Andreolli, Flavio Tosi, presidente di Trentino Sviluppo, e Vincenzo Circosta, presidente del Rotary Club Valsugana. Testimoni della grande attenzione del Rotary ai progetti riguardanti le esigenze sociali e culturali del nostro territorio. In questa serata si è ampiamente parlato di autonomia, ma qual è il futuro della nostra autonomia? Il futuro dell'autonomia non c'è se non si riprendono le proprie radici, se non si ha la capacità di declinare il passato rendendolo presente e rendendolo futuro. Cioè bisogna prendere le grandi esperienze che ci sono nella nostra storia, che si chiamano De Gasperi, che si chiamano Kessler, che si chiamano anche Flaminio Piccoli, Flavio Mengoni, Lorenzo Dellai. Bisogna avere la capacità di prendere quello che quegli uomini hanno avuto la capacità di inventare, perché l'autonomia va inventata ogni giorno, va reinventata ogni giorno, e bisogna avere la capacità di dare nuove gemme, nuovi rami a queste radici. In assenza di un ragionamento serio sarà sempre più difficile difendere l'autonomia davanti allo Stato, sarà sempre più difficile difendere l'autonomia da un governo Renzi che è accentratore e statalista per definizione, che sta abolendo le province in Italia e che poi forse dichiarerà guerra anche alle regioni. Se c'è un fallimento in Italia è il fallimento delle regioni, che non sono mai riuscite a rappresentare davvero i loro territori. Che la provincia entri in questo calderone è più di un rischio, bisogna avere la capacità di declinarlo in modo nuovo questo ragionamento. Possiamo essere positivi in questo momento? Dobbiamo essere positivi, bisogna sempre essere positivi, però essere positivi non vuol dire essere ciechi o essere incapaci di guardare i propri difetti. Allora io dico, quando uno guarda al proprio passato, per esempio, non deve coltivare il rancore, non deve coltivare la nostalgia, deve avere la capacità di prendere tutto il buono che c'è stato nelle esperienze precedenti, provando a portarlo nelle esperienze successive. Con però la capacità di parlare in modo nuovo ai giovani, di coinvolgere chi si occupa di innovazione e di ricerca, di fare ancora del Trentino un laboratorio, una parola molto usata e abusata questa del laboratorio, ma solo il laboratorio riesce a creare qualcosa. O siamo un esempio per il resto del paese, siamo un esempio virtuoso di come si usano i soldi, di come si innova, di come si costruiscono esperienze nuove per rispondere alla crisi, per dare una risposta al mondo dell'economia, o si è in grado di fare questo o c'è già lo Stato, non serve un'autonomia.